cuore mio, buongiorno, buongiorno. 25 gradi, dai. Si è abbassata notevolmente la temperatura. Tira questo venticello. Stanotte è stato bellissimo. E sì, cuore, stavo sempre con la testa dentro la finestra, con tutta la finestra alzata con la tapparella, e arrivavano queste folate di aria fresca. E che dire, cuore, una goduria, era da tanto che non ne... che non dormivo così. Sì, mi sono svegliato a tratti. Però alla fine ho riposato, sono contento che hai riposato anche tu, e niente, pare che si sia abbassata di qualche grado, ma io credo che per qualche giorno sarà così. Poi, a quanto dicono, le temperature dovrebbero alzarsi di nuovo, Il problema è che adesso ovviamente le case all'interno sono calde, sono molto calde. Allora, stamattina cosa ho fatto? Ho spalancato tutte le tapparelle e tutte le finestre a casa di nonna, praticamente sembra il Colosseo, tutto all'aperto. Eh sì, per far entrare un po' di aria fresca, così almeno, diciamo, si rinfresca un po', E vabbè, ma no, sono contento che la febbre è scesa a 37,6. Eh sì, cuore, no, il problema è capire com'è possibile evitare, ma purtroppo siamo messi in queste condizioni, insomma. Io spero che adesso alzino un po' la temperatura, in modo tale che quando iniziamo di nuovo a lavorare la temperatura sia decisamente migliore, vabbè, un po' di pazienza, dai. Già oggi va meglio, spero solo che dopo riesci a mangiare qualcosa. Già se riesci a fare colazione è già buono, Vedi, sforzati un po', quello che è possibile mangiare, vedi tu, cuore mio, vedi tu. Vedi un po'. Niente, ho fatto anche il caffè. Ma sto andando a prendere Giuseppe, lo accompagno al campo estivo. Eh sì, vabbè, fino al 4 agosto, mi sa che la prossima settimana finisce. Un bacio, un cuore e un abbraccio.